Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale YouTube per questa seconda lezione sul ritmo. Nella lezione precedente abbiamo visto ritmo, pulsazioni e suddivisioni. Adesso continuiamo su questa linea, ma aggiungiamo dei movimenti in più nel nostro corpo e quindi nella conduzione. Faremo degli esercizi di indipendenza, dove andremo a suonare sempre tutti i movimenti con la gamba, il 2 e il 4 con una mano e la suddivisione con l'altra mano. Quando contiamo in quarti, battiamo il piede e le mani sempre sul 2 e sul 4, quindi 1, 2, 3, 4. Quando facciamo la suddivisione invece in ottavi, faremo gli ottavi con la mano destra, quindi 1 and 2 and 3 and 4. Con il piede battiamo sempre tutti i quarti e facciamo 1 and 2 and 3 and 4. Quando siamo comodi e ci sentiamo pronti, aggiungiamo il battito dell'altra mano sul secondo e sul quarto movimento. 1 and 2 and 3 and 4. Se ci può aiutare, il primo movimento portiamo la mano verso il nostro corpo e il secondo battiamo sulla gamba. In questo modo. 1 and 2 and 3 and 4 and 1. Quando andiamo in una suddivisione in terzine, facciamo esattamente la stessa cosa, ma con la mano destra faremo 1 and 2 and 3 and 4 and. Aggiungiamo il piede e poi la mano 1 and 2 and 3 and 4 and. Per i sedicesimi invece, che sono più veloci, impariamo ad alternare le mani in questo modo: 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and. Aggiungiamo il piede 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and. E questa volta, per accentare il 2 e 4, caricheremo un po' più forte il movimento e picchiamo più forte quando arriviamo sul battere del secondo movimento e del quarto movimento. Quindi in questo modo. 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and 1 e and 2 e and 3 e and 4 e and. Mi raccomando, solo sul 2 e sul 4 dobbiamo caricare e picchiare un pochino più forte. Andiamo ad allenarci col metronomo e a passare da una suddivisione all'altra. 1 2 3 4 1 2 3 4. Andiamo in crome. 1 2 3. Ci sincronizziamo, battiamo il piede. 1 2 3 4 1 2 3 4. Andiamo in terzine, sincronizziamo la mano. 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1. Benissimo. Andiamo sui sedicesimi, alterniamo le due mani. 1 and 2 and 3 and 4 and 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 1 and 2 and 3 and 4 and
stando attenti a non oscillare quando si cambia, che spesso passare da crome a terzino, da terzine in sedicesimi, ci può portare una piccola oscillazione, possiamo decelerare oppure accelerare. Quindi facciamo pratica con questo esercizio, cercando di diventare sempre più precisi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Thank you.